Cipolla rossa di Tropea IGP, produzione e trend di sviluppo. Siamo alla quarta esperienza di Tropea Experience per valorizzare la cipolla rossa di Tropea. Ecco, ma a livello di produzione come siamo? Quali sono i numeri oggi? Allora, noi abbiamo i numeri riferiti al 2022 e siamo circa sui 350.000 quintali di prodotto alla produzione. Poi viene preso il meglio naturalmente, è un prodotto tutto di prima categoria e quindi lì avviene lo scarto. Poi adesso si è sviluppato tantissimo il cipollotto, gambo verde, e quello ha uno scarto di circa il 40%. Ecco, ma il mercato qual è oggi? Sia per cipolla che cipollotto. Il mercato, diciamo, sono dei buoni mercati oggi, anche perché obiettivamente il lavoro che si sta facendo penso che stia portando dei frutti. Si parla tanto di cipolla, le persone più che altro oggi conoscono di più qual è la cipolla. Non, diciamo che quasi che acquistano a colpo sicuro. Conoscono, sanno che c'è, che il vero prodotto Tropea è quello con il logo IGP, quindi c'è un'altra cultura. È un Ecco, ma po' quello che si stiamo. riesce a soddisfare quella che è la domanda interna o internazionale? Più che altro il mercato interno assorbe parecchio e ancora c'è possibilità di crescita. Cioè si può Si produrre di può più produrre di oggi? più perché il mercato lo consente. Naturalmente soffriamo anche noi dei problemi di manodopera. Perché il problema poi è Oggi quello per il sì, il lavoro. problema è questo, non abbiamo più la manodopera specializzata di un tempo e anche numericamente si è ridotta. Quante aziende sono oggi nel consorzio? Allora, nel consorzio siamo sulle 60 aziende e rappresentano il 90% del prodotto. E queste aziende hanno terreni tutte per poter coltivare di più in pratica, Sì, pur se avessero la manodopera. si può fare, anche perché comunque sia, noi iniziamo oggi, non è più come una volta, iniziamo a ottobre-novembre col cipollotto. Una volta che viene estirpato il cipollotto, lavorato e spedito, si fa un'altra coltivazione e quindi si ha la possibilità di avere Sfruttare il poi, terreno meglio. sfruttare il Ecco, da terreno. questo punto di vista, sul piano della sostenibilità, Sì. com'è la cultura oggi della cipolla di Tropea? Allora, il piano della sostenibilità, noi, allora, la cultura è monocultura, i nostri terreni sono monocultura anche perché non abbiamo altri prodotti che danno dei ritorni economici, quindi una redditività per le aziende e quindi si parte su questo. Chi è, consentito il termine, tra i più fortunati ad avere delle dotazioni di terreno maggiori riesce a fare un po' di rotazione. E le piccole aziende che hanno pochi terreni ne soffrono di E come questo. si ovvia questo? Ci sono degli integratori che vengono utilizzati sul terreno? Allora, sì, in alcuni. Allora, siccome la stagione è lunga, nei periodi si va a fare dei sovesci, si vanno a inserire altri prodotti che poi vengono lavorati nel terreno per riequilibrarlo e arricchirlo. Praticamente stiamo parlando di erbe, fiori, Sì, piante. erbe, fiori, piante, alcuni fanno delle culture tipo ceci. Ecco, ma quanto è la resa? Quanto si può immaginare in un ettaro di terreno? La resa cipolla? Sì. Allora diciamo che è una media di 500 quintali, 500-600 quintali, parliamo di una media perché sulla precoce, nei terreni più vicino a Tropea, una resa minore, mentre spostandosi lungo l'areale verso Lamezia, Campo San Giovanni, lì Obbiatico stesso, la resa via via cresce, hanno terreni più pianeggianti, hanno appezzamenti di terreno vasti e quindi lì si riesce a lavorare Ecco, c'è meglio. una differenza, la possiamo immaginare, una differenza tra una cipolla di Tropea coltivata più vicino al mare e una più verso l'entroterra? Che Ma diciamo che no, non c'è differenza perché comunque sia non è che il si va terreno è sempre molto, lo il terreno è stesso. quello, non si va molto nell'entroterra, quindi qui parliamo di distanza dal mare in linea d'aria a 200 metri, Ah beh, allora proprio quindi è non c'è. mina, ci sono tantissimi terreni che si affacciano proprio sul mare, anche se poi ci metti 10 minuti per arrivare a fare la strada, però sembra di toccare con mano l'acqua.